si è aperta la quarta edizione del Sanleo Festival con un'esecuzione musicale del maestro Salvatore Accardo. Il concerto, organizzato dal Comune sotto la direzione artistica di Stefano Cucci, ha avuto luogo giovedì sera 13 giugno nella cornice del Duomo Romanico di Sanleo. Si apre con un concerto d'eccezione la quarta edizione del Sanleo Festival. Che tipo di repertorio proporrà? Tutta musica di Mozart, la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra e la sinfonia in la maggiore per orchestra. Sono due capolavori mozartiani e devo dire che con questo tipo di orchestra la camera è veramente l'ideale a lavorare. La scelta di un concerto mozartiano è dovuta ad una particolare predilezione per l'artista viennese? Non prediligere Mozart sarebbe un delitto pazzesco, ma comunque mi hanno chiesto appunto il programma mozartiano e ho scelto questi due capolavori, grandi capolavori. Lei gira un po' tutto il mondo per esibirsi, era mai stato in Valmarecchia, non aveva mai visto Sanleo, questo meraviglioso paese? Ero stato qui, avevo suonato qui in questo Duomo qualche anno fa, negli anni 90, col mio quartetto, e sono tornato molto volentieri, un miracolo delle bellezze italiane, questo è un altro delle grandi bellezze italiane che tutto il mondo ci invidia, devo dire. Una domanda all'uomo Salvatore Accardo. E qual è la sua giornata tipo quando il musicista Accardo si è in relax, si siede? Ma ora è cambiata molto perché con la nascita di due gemelle cinque anni fa la mia vita è cambiata moltissimo, quindi tutte le giornate che passo a casa sono soprattutto dedicate alle due gemelle che compiranno 5 anni ad agosto e quindi molto per loro e poi naturalmente un po' di studio, un po' di lavoro sulle partiture musicali. Accardo, accompagnato dalla viola di Francesco Fiore e dall'orchestra Roma Sinfonietta, diretto dallo stesso violinista, si sono esibiti interpretando composizioni di Mozart. Salvatore Accardo è un musicista fra i più acclamati a livello internazionale e uno dei massimi talenti italiani dello strumento, con un repertorio vasto che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, ha una discografia di oltre 50 registrazioni e ha lavorato con tutti i più grandi musicisti e compositori. Il festival ha in programma altri 3 appuntamenti, domenica 23 in Pieve Enrico Nofri, violinista barocco, sabato 6 luglio in Duomo l'Orchestra Giovanile di Roma e i cori delle 3 università italiane, Roma Tor Vergata, Reggio Emilia e Camerino. Infine sabato 13 luglio in Pieve, musica di Stefano Cucci e testi di Luca Cesari.